Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Più di 500 ragazzi hanno utilizzato Garanzia Giovani Piemonte. Circa 3.500 sono stati assunti o stanno facendo un tirocinio. Sono alcuni dei dati presentati dall'assessore competente durante il consiglio straordinario sul lavoro richiesto dalle minoranze. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato il rendiconto 2014 del Consiglio e l'istituzione di una commissione speciale per la legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, designato anche il nuovo difensore civico. In occasione della visita del Papa a Torino, il Consiglio regionale, con il Corecom e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha realizzato il documentario Le parole di Francesco, con selezione di discorsi, omelie e interventi. Don Ezio Risatti, preside Istituto Universitario Salesiano. Le parole di Papa Francesco parlano al cuore dell'uomo, cioè parlano alle realtà della vita. È per questo che la gente semplice, la gente del popolo così lo apprezza molto, perché sente che dice le cose di cui ha bisogno. Bruno Geraci, presidente Corecom. Questo Papa ci ha riabituato a parole di cui forse si aveva un po' di vergogna nel pronunciarle: misericordia, consolazione, carità. Abbiamo messo insieme questo documentario per recuperare quelle parole che affondano le loro radici nella parola che è la parola di Gesù nei Vangeli. Una festa della Repubblica all'insegna del jazz. Il Consiglio regionale promuove anche quest'anno con il Comitato Resistente Costituzione le manifestazioni del 2 giugno presentate a Palazzo Lascaris. Stefano Zenni, direttore Torino Jazz Festival. È un'iniziativa importantissima perché vede la collaborazione del Torino Jazz Festival con il Consiglio regionale ed è anche un modo per vivere insieme la bellezza della musica italiana che dominerà questa lunga maratona. CR Piemonte ha portato la sua esperienza sull'utilizzo di Open Data e mappe con Piemonte Viz a Forum PA 2015 a Roma. Il liceo Peano Pellico di Cuneo ha inoltre vinto a scuola di Open Coesione con un progetto sull'ospedale di Alba Bra. Si è concluso il Giardino delle Meraviglie, ciclo di incontri con presentazioni di libri e spettacoli promosso dalla Biblioteca della Regione Piemonte. Tra quelli musicali anche la serata dedicata al gruppo Ame Manera, che reinterpreta antichi brani della tradizione piemontese. Marica Canavese, cantante. Abbiamo ripreso i brani della tradizione piemontese e li abbiamo rivestiti di tutte le nostre esperienze musicali, partendo dalle radici ma con uno sguardo verso il mondo. Chi sono e cosa fanno le agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea con sede a Torino? Se ne è parlato al convegno La vocazione internazionale del Piemonte, organizzato dal Consiglio regionale con l'Ordine dei giornalisti e l'International Training Center dell'ILO. Dora Marucco, Università di Torino. Le amministrazioni locali hanno giocato dei ruoli molto importanti, creando intorno una rete forte di sollecitazioni e di partecipazione a questo sforzo appunto di apertura di Torino, che ha sempre lamentato la sua marginalità. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.